E ci sfreghiamo le mani, cari Golden Chef. Buongiorno! Oggi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno da me, buongiorno da Ilenia. Naturalmente tutti i Golden Chef, ricordatevi, hashtag Golden Chef, sempre presenti sui nostri social. E ricordatevi che quest'oggi, come tutti i giorni, c'è una bella opportunità di imparare a cucinare un paio di ricette magiche, come di solito la nostra. Pensavo oggi di no, invece. Perché? Così. Non magiche? Volevo, no, no, proprio di non insegnare nulla e di fare insegnare appunto da avviare la maglia per un bel maglione. Benissimo, io forse con la maglia sono più brava di te, tu sarai più brava di me in cucina, ma io con la maglia, l'uncinetto e ricamo probabilmente ti batto. Davvero? Eh sì, e soprattutto sono bravissima con i sottopunti invisibili, me li ha insegnati mia nonna Maria. Ma sai fare anche il punto nocciola della maglia? No, quello non me lo ricordo più, quello non me lo ricordo più, ma se lo vedo sicuramente te lo replico. Dopo farò la tovaglietta ricamata praticamente alla fine della puntata. Appunto croce. Due ricette oggi, ma che avranno un ingrediente che comune. Io amo alla follia. Lo metterei ovunque. Davvero no, anche tu adori le olive taggiasche. Quindi preparatevi, perché abbiamo a che fare con due piatti sicuramente molto saporiti, molto buoni, che ci permetteranno anche di scoprire un po' la storia di questo, che è uno dei prodotti di eccellenza del nostro territorio italico. Esattamente. Okay? Ecco, cosa dici? Io ricordo intanto che se dovessi essere troppo veloce nella lettura degli ingredienti, non preoccupatevi, perché basterà andare su www.settegoldtelepadova.tv e troverete tutti gli ingredienti, ve li ricopiate, li fotografate, fate quello che volete, poi stampate anche con la comodità di andarvi a vedere poi riprodotta la ricetta sul canale YouTube, ok? Sì, e soprattutto cliccando iscriviti appunto avrete la possibilità di essere avvisati quando le puntate appunto sono caricate. Detto questo, naturalmente ora adesso andiamo a lavarci le mani, ci prepariamo psicologicamente e si va a cucinare. Ma l'avete vista com'è carina la nostra chef oggi? Troppo bella, Ilenia, veramente. Ti vedo luminosa, due begli occhi, questi occhi che fanno innamorare, come direbbero a Napoli. Quindi riprendetemi solo qua, cioè, questa parte qui. Esatto, ti copriremo la faccia. Allora, come avrete capito... Invece colori primaverili. Sì, devo dire grazie a Grespi, anche perché insomma ci siamo, c'è anche bisogno un po' di dare colore, no? Posso mica sempre vestire brava, come comincia. Morticia Adams. Allora, come vedete, mi sto già rimboccando le maniche, un po' perché mi spiacerebbe rovinare questa bellissima camicia, un pochino. Ma perché c'è sta da fa? Esatto, perché quando ci siamo solamente Ilenia e io ovviamente le devo dare una mano, ma prima mi devi dire la parola magica che è tu. Beh, intanto dai gli ingredienti. No, non mi dice la parola magica. Dopo? Mi preparo, va bene. Allora, prima ricetta di oggi, dedicata ai vegani o anche i vegetariani, insomma, che è la bistecca di cavolfiore con crema di olive taggiasche. Per questo piatto squisito vi serviranno un cavolfiore, un vasetto di olive taggiasche, prezzemolo fresco, 200 g di garigli di noci, la scorza in succo di due arance, che probabilmente dovrò trattare io, olio extravergine di oliva, una confezione di taralli, sale e pepe. Bistecca di cavolfiore con crema di olive taggiasche, dicevamo vegano, a patto che i taralli non siano... Non abbiano grassi animali all'interno, però normalmente hanno olio extravergine. Un buon tarallo è con olio extravergine. Benissimo. Allora, effettivamente tu mi devi dare una mano. Ci sono delle piccole preparazioni da fare che occorrono appunto per la base della ricetta. Sì. Quindi devi decidere se tritare il prezzemolo, tritare i taralli, spremere il succo d'arancia e grattare nella scorza, tagliare il cavolfiore. Potrei preoccuparmi di seguire le tue bellissime arance e il prezzemolo, ti basta? Benissimo, okay. Allora io chiedo a te, Cristina, di andarmi a grattare la scorza di arancia. Questa è la parola magica, perfetto. Sì, allora in realtà questa ricetta nasce sempre comunque da una necessità personale appunto di seguire appunto questa educazione alimentare. Certamente. Perché non la chiamo proprio... Alimentazione sana, giusta, insomma, sì, sì. Ecco. E dove appunto io in quella giornata avevo semplicemente del cavolfiore. E dicevi, ma io che cosa ho fatto di male nella vita? No, invece, perché io quando ho questi pochi ingredienti e...
che mi piace ti parte l'embolo, esattamente. Allora, io adesso l'ho arricchita, però, e tra l'altro io ho utilizzato il succo di limone, quindi con delle alternative, però ho cercato di, con un cavolfiore, renderlo abbastanza versatile, certo, quindi che potesse anche invogliarti, no? Esattamente, quindi al di là del classico cotto a vapore, sì, al di là del spadellato in padella, esatto, e tutto, ho deciso di fare una bistecca. Ti dico come me lo prepara Riccardo? Dimmi. È banalissimo, quella... ma è di una bontà incredibile. Tagliato a fettine sottili, molto molto sottili, diciamo il massimo dei pezzi così, sì, ecco, grazie, che facciamo vedere. Messo su un piatto da microonde con un filino d'acqua, ok? E poi quando lo scotta appena praticamente, sì, in microonde, di modo che rimanga croccante. Quando lo tira fuori ci mette dell'olio extravergine sopra e un filo di sale integrale. Troppo difficile se lo veramente, fai tu, vero? Troppo, no, e vabbè, insomma, vuoi che gli tolga la soddisfazione di preparare la cena? Allora, un'altra cosa, il cavolfiore si può mangiare anche crudo. Sì. E, ecco. E a me, per dire, piace un sacco crudo. Anche a me. Soprattutto se quasi frullato e reso molto simile al couscous. Quindi dei micro granelli di cavolfiore. Bravissima. Lo metti come dentro un robot praticamente. Brava, lo sì, e lo vado a frullare. È di una bontà che tu non hai idea. Condito? Condito. Buono, sì, è buono, sì, in modo oppure diverso. Puoi anche utilizzarlo per esempio per che ne so, essere condito poi con delle verdure, esatto, magari appena spadellate. Certo. Quindi il cavolfiore, togliamoci l'idea, non è assolutamente una verdura noiosa. Banale, noiosa. No. Vedi? No, è molto, ripeto, molto molto versatile. Sì. Diciamo che una delle ricette, quelle più un attimino vissute, sì, riproposte, è quello con gratinato in forno con la besciamella. Ma va? Per esempio, però, tagliato a fatte con... Però posso dire, ecco, ogni tanto, personalmente, quando ci sono dei piatti con la besciamella, io vado a nozze, te lo dico. Guarda te. Ma sì, è buonissimo. Magari con quella crosticina data anche dal, esatto, parmigiano. Esatto, esatto. Che bontà. Allora, olio extravergine d'oliva. Sì. Vado già, come il mio solito, a regolare di sale il fondo. Subito. Con sale fino? Sì, però io ti dirò che si può anche omettere il sale. Perché? Perché abbiamo un'oliva taggiasca abbastanza saporita. Brava. Il cavolfiore cotto così in maniera anche abbastanza veloce è già sapido di suo. Certo. Per cui si potrebbe anche optare di eliminare il sale, okay, per dire, volendo. Però un pizzichino io in questo caso l'ho messo. Esatto, metti che abbiate un po' di pressione alta, no? Basta, con il, no, sale, col sale ti va giù. Ah, dove ti va sulla pressione? Ah, sì, eh sì. Allora, queste belle fette, vedi, cerchiamo di mantenerle il più possibile io intere. Io devo mettermi il grembiule perché non posso fare la spiritosa così. No, fa un favore, va. Che poi dobbiamo ridere tutti se fai la spiritosa. No, assolutamente. Allora, anche in questo caso non cuociamolo troppo, manteniamo sempre la che parte sia croccante. Croccante. Bene. Perché andiamo soprattutto poi a disidratarlo e a togliere, sì, tutte le vitamine e tutto quello che ne consegue. Per cui io sempre comunque un po' al dente, diciamo un po' croccantino. Benissimo. Un'altra cosa, io adesso per non rischiare di andarlo a bruciare, perché comunque queste padelle sono una meraviglia. È vero. Cosa faccio? Aggiungo anche un po' di acqua. Ah, bene. Quindi è quasi una cottura, chiamiamola, leggermente, a vapore. Sì. Okay. Perché c'è un po' di umidità, insomma. Un po' di umidità, bravissima. Certo. Dopodiché, quando il tutto appunto è ben appassito, andrò a far evaporare la parte di acqua e farò fare la crosticina. Mm. Queste bistecche, le ho chiamate perché così in maniera volgare, in sì, le andrò poi a condire con un pesto di olive taggiasche. E noci, quindi andiamo a dare un tocco anche, diciamo, proteico a quello che può essere. Poi ci sarà questa sbriciolata, in effetti mi è stato chiesto, ma con questo piatto i taralli è le bricioline dopo? Sì, perché ti dà il crunch finale, no? Bravissima. Guarda che bella inquadratura delle nostre olive taggiasche, che sono buonissime. Ecco, mangia pure, tanto ne ho altri visiti. No, volevo sentire se erano buone. Ok. Metti che non erano buone. Allora io? Eh? No, è bene sempre assaggiare, sai.
Allora, io cosa faccio? Oltre all'acqua e all'olio, mm-hmm. una parte di succo d'arancio lo vado a sacrificare per la cottura. Una parte tipo un terzo? Sì, non tantissimo, perché poi l'arancio comunque contiene dello zucchero. Ah, e quindi questo zucchero mi andrà quasi a caramellare in maniera naturale. Perfetto. La buccia intanto, la scorza la lasciamo qua. E vediamo se abbiamo altri taglieri. Già a farti... Sì. Me lo triti fino fino, io l'ho già lavato e l'ho già, già lavato, asciugato. Ecco, perfetto. Sì. L'ho ho versato appunto l'olivetta Just. Vuoi... Quanto te ne serve? Ti va bene così? Sì, basta, basta. Secondo me... Ascolta, siccome tempo ne abbiamo, lo faccio io e tu dici bene, qualcosa? Bene, sì, brava, perché avevamo promesso ai nostri amici di Golden Chef che c'era tanta roba da raccontare sulle olivetta Just che, insomma, voglio dire, io non credo che siano un alimento che piaccia esclusivamente a Ilenia e a me, ma penso che piaccia veramente a tutti. Ed è giusto anche conoscere quella che è la storia delle olivette aggiasche, perché è giusto conoscere la storia di quelle che sono le pietanze che mettiamo in tavola. E sappiamo che ci sono un sacco di amiche e amici che ci seguono. Volevo salutare Gianluca di Spinea, che sta poco bene, e quindi è un nostro golden chef affezionato, cerca però di guarire presto. Guardiamo che lui ci guarda in questo modo. Esatto. Allora, conosciuta in tutto il mondo, veramente in tutto il mondo, l'oliva taggiasca, ed è conosciuta come eccellenza della cultura agroalimentare ligure, dà vita a un olio extravergine delicato e fruttato, di grande purezza e bassa acidità, ma è anche un'ottima oliva da tavola, come in effetti la stiamo vedendo adesso. Pensate che la cultivar taggiasca deve il suo nome al luogo di origine, che era il convento benedettino di Taggia, in provincia di Imperia, vicino a Sanremo, e vanta 1300 anni di storia. Nel 891 i saraceni cosa fecero? Profanarono il convento, lo demolirono, purtroppo sparirono tutti i monaci, incendiarono la prestigiosa biblioteca, ma sul finire del X secolo altri monaci arrivarono, benedettini, provenienti dal convento di Santo Stefano di Genova, si insediarono praticamente nel territorio e continuarono non solo a coltivare queste buonissime olive, ma anche a diffonderle in tutta la provincia e anche oltre, verso Nizza, verso Genova. E questa varietà che nel corso degli anni, grazie al clima mite, si è praticamente adattata così bene da assumere caratteristiche proprie di tale pregio da produrre olive e quindi olio di qualità eccellente. Io volevo parlare poi ancora di olive taggiasche, ma mi riservo di raccontarvi altro, perché vorrei darti una mano, esserti un po' utile in cucina. Allora, Ilenia, giri, sì? E visto che l'ho sciacquato, sì, mi vai a... Noi intanto qua non ci dobbiamo preoccupare di niente, le nostre bistecche di cavolfiore sono qua. Sono tranquille. Okay. Io ho già fatto appunto, tritato il prezzemolo, abbiamo la scorza, sì? Questa te la sposto perché non vorrei... Perfetto. Allora, ho versato le olive taggiasche all'interno del nostro appunto. Sì. Mini frullatore, aggiungo i gherigli di noce, ok, quindi sarà un pesto un po' alternativo, lo chiamiamo così, sì, anche se io non amo definire pesto quello che non è. Comunque è un pestato. Un pestato, brava, mi hai tolto le parole di bocca, che sono così di moda adesso. Esatto. No? Allora aggiungo anche un po' di succo d'arancia da questa parte, sì, per riuscire appunto poi a dare una certa cremosità. Ok. Perché appunto perché se aiuta dopo... a caramellare praticamente. No, 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 in questo caso mi serve solo un liquido per riuscire a renderlo cremoso. Ok, perfetto. Se per caso poi necessita, andremo ad aggiungere anche un filo d'olio extravergine d'oliva. Però in questo caso, essendo comunque un'oliva oleosa, certo, non dovrebbe avere bisogno, no? Al limite, sai cosa facciamo? Io lavoro sempre con il succo d'arancia. Perfetto, piuttosto. Quindi vai a diluire con il bravissima, succo d'arancia. Sì. Come in eventualità, se il succo è poco, perché non so se te ne ho spremuto abbastanza. No, no, va benissimo, è perfetto, più che sufficiente, perché qua ne ho ancora un bel po', eh. Quindi al limite poi se mi necessita lo vado... Mi sembra un bello sposalizio, come sapori, voglio dire. Allora, il cavolfiore con l'arancia, esatto, si sposa benissimo, vero? Soprattutto... noi per esempio lo possiamo servire una bella insalata anche a crudo, sì? Cavolfiore, finocchio e spicchi di arancia tagliati a vivo e qualche oliva taggiasca all'interno, mm-hmm, del prezzemolo. Quindi con questi ingredienti veramente possiamo giocare come certamente vogliamo. Pensate un po', le olive taggiasche
Mi è venuta in mente la storia di questo convento dei frati benedettini. Orazzi. Cioè, veramente hanno una storia lunghissima, cioè voglio dire, alle spalle c'è una tradizione che ha fatto sì che queste olive avessero poi, diciamo, una sorta di... non volevano dare il marchio DOP alle olive da Giasca, ma a livello europeo, storia. Sì, ma non capisco, io queste cose, scusatemi, non le capisco, ma insomma ne parleremo dopo perché vi voglio spiegare bene che cosa c'è dietro. Com'è che le volevano chiamare le giuggioline? Com'è che le volevano chiamare? È vergognoso. Europei, state lì che ci pensiamo noi alle cose buone. Invece adesso arrivano degli ottimi consigli sulla corretta alimentazione, perché due chiacchiere in cucina è anche questo. È anche questo. Non serve che vi dica chi è questa bella donna che è venuta a trovarci, Eleonora Buratti, ben arrivata Eleonora. Buongiorno Cristina. Giornalista, scrittrice della Dietta dei Mestieri insieme al dottor Carlo Giolo. Ricordiamo naturalmente questo ampliamento che avete fatto di una nuova edizione della Dietta dei Mestieri. Sì, una cinquantina di pagine in più, qualche mestiere in più e qualche piccola curiosità che abbiamo trovato in questi ultimi due anni. Ecco, perché insomma non stanno fermi un attimo questi ragazzi, che vi devo dire. Oh, cara Eleonora, oggi con te parleremo del finocchio. Parliamo del finocchio, sì. Parliamo del finocchio, del finocchio selvatico, perché certo. Prima nasce come finocchietto selvatico. Sì. Ti piace il finocchio? Moltissimo, selvatico. Moltissimo. Il finocchio selvatico nasce nella zona greca, nel Mediterraneo, poi viene portato in Italia dai romani. C'è sempre questo passaggio qua. I romani conquistavano e portavano esatto, a casa. E portavano tutto a certo. Casa, tutto quello che piaceva, tutto sì. Quello che... Poi Plinio il Vecchio ne scrive chiaramente, ne scrive nella sua opera più importante, dove descrive appunto le caratteristiche di questa pianta. Lui aveva notato che poteva fare bene alla vista perché i serpenti, nel momento in cui facevano la muta della pelle, sì. Si strofinavano contro le piantine del finocchio per riacquistare la vista, perché nel momento della muta perdevano un po' la vista. Ecco perché anche noi lo consigliamo proprio per questa caratteristica, appunto, per la vista. Poi era considerato anche un afrodisiaco, aumentava la potenza sessuale, per cui chiaramente i gladiatori subito se lo sono fatti quintali, loro. Quintali, certo. lo hanno associato, insomma, lo hanno inserito nella certo. Loro alimentazione. E a dare manforte a questa che pareva inizialmente solamente una diceria, arriva anche la scuola salernitana, la più importante, diciamo, scuola medica del Medioevo, a dire che effettivamente associando semini di finocchio a un bicchiere di vino poteva l'uomo anziano sì. Ritrovare la il vigore virilità. Della sua gioventù. Ma pensa! Sì, non si sa poi a questo punto se era il vino o se perché effettivamente... Però è interessante, voglio però, dire. Sì, certo. è stata confermata questa cosa. È comunque l'ortaggio meno calorico in assoluto che abbiamo. Questa è già una bella cosa, sì. Vedi? Nel passaggio che c'è dal finocchietto selvatico sì. Al finocchio come noi lo conosciamo oggi, con la parte, diciamo, quella bianca, esatto. Carnosa, il grumulo che viene... Che mangiamo quello noi, in effetti. Sì, sì, noi mangiamo quello. Poi esatto. I resti vengono dati alle bufale per migliorare il sapore della mozzarella. Pensa, davvero? Sì, non si butta via niente. Vedi, del finocchio. Interessante questa sì, cosa. Del finocchietto selvatico si consuma tutto. Certo. I semi, le foglie, gli steli, tutto. Però del finocchio invece si consuma la parte carnosa. Pensa che io questo ricordo dei semini di finocchietto, presumo fosse quello, c'erano le nonne che si trovavano nei pomeriggi e praticamente fumavano, facevano delle sigarette con la carta dello zucchero, per dire, con i semini dentro, fumavano quella cosa lì, non so perché. Ma forse aveva questo sapore, ma perché ha sì. Questo sapore assomiglia un po' all'anice, esatto, l'anetolo che contiene, che gli ecco, dà quindi avete sapore. Capito, insomma, grazie alla nostra amica Eleonora abbiamo scoperto qualcosa di nuovo. Buon lavoro a Eleonora Buratti. Grazie. E buon lavoro a noi, perché adesso si ritorna a cucinare.
eccole. Le vedete? Queste sono le bistecche di cavolfiore. Hanno fatto la bella rosolatura sotto sopra. È normale naturalmente che i fiori, quelli più piccoli, tendino a tendano ad avere un po' di rosa, di rosa. No, ma ah, proprio a ok, però insomma va bene, anche perché insomma è croccante il cavolfiore, fa quella fine, no? Esattamente. Allora io ho aggiunto qualche cucchiaio di questo pestato e niente, dopo l'ho sfumato leggermente con un altro po' di succo d'arancia, perché appunto noi dobbiamo lavorare tantissimo sulla cremosità e appunto il non essere troppo asciutto, grazie appunto al succo d'arancia. Ma secondo te riusciamo a far mangiare ai bambini questa bistecca di cavolfiore? Se il bambino è ricettivo e si fida, sì, mantiene e ne esalta comunque. Poi abbiamo anche un'oliva taggiasca che magari è un po' saporita. È un po' saporita, ecco. Quindi dipende sempre poi il bambino. Ecco. Se noi riusciamo a non trasmettere il fatto che sia cavolfiore... Esatto. La faccia che ha fatto, la classica faccia delle mamme, perché lei ha due figli, quindi sa benissimo che è difficile intortare i bambini, ma siccome non è molto tempo che è passato, insomma, dall'ultima visita alla nostra amica Peri, la Peri The Kitchen, che cucina per i bambini, anche lei giustamente diceva non è così semplice, è proprio quello poi che rende interessante il lavoro in cucina. Sì, ma anche perché sai cosa, Cristina, ormai i bambini sono molto educati a tutti gli alimenti, quindi se dicono no e no, e bisogna anche sapere rispettare. Esattamente, perché poi insomma alla fine se a un bambino non piace, non piace. Però insomma, potrebbe essere veramente una cosa da provare eventualmente. Adesso invece abbiamo il piacere di abbinare come al solito a un vino perfetto il nostro piatto, la bistecca di cavolfiore con crema di olive taggiasche, perciò aspettiamo a braccia aperte il nostro sommelier. Ciao Irene, buongiorno, molto molto bene. Allora, il titolo potrebbe della ricetta potrebbe trarre in inganno, ma in realtà è cavolfiore, anche se è scritto bistecca. Sì, però è stato, diciamo così, cucinato come una bistecca. Come una bistecca. Esattamente. Allora, ho scelto un vino molto particolare, siamo sempre in Alsazia, Josmeyer è l'azienda. Questo è un vitigno molto particolare, si chiama Pinot Auxerrois. Viene ottenuto da un incrocio tra il pino bianco e il Gua Blanc. Se ne trovano piccolissime quantità nella Mosella francese, un pochino in Lussemburgo e un po' in Alsazia. Pensa che questo è un vigneto piccolissimo, meno di mezzo ettaro. Quindi è una vera chicca. Caspita. Vinificato sempre in bio, quindi fermentazione spontanea, non c'è aggiunta di solforoso, non c'è niente di niente. Ci serviva un vino molto particolare, è un'annata 2013, quindi un vino che ha 5 anni e guarda bene come... Sembra giovane. Giovane, luminoso, lucente, veramente luccicante. Proviamo a metterci il naso e senti la nota di mineralità, proprio ti ricorda l'idrocarburo. Poi questo sentore è quasi da kerosene, particolarissimo. E questo è un po' il terroir, il terreno tipico dell'Alsazia, di questa zona, che gli dà questi sentori. Proviamo a degustarlo. Dopo 5 anni, senti che acidità che ha, ma una bellissima sapidità, quasi granitica. Ti sembra di sentire... Però... quel gusto quasi del granito, vero? Però è molto affascinante in bocca, non è comunque che si sente in maniera che disturba, no, quasi. Assolutamente, ha un grandissimo equilibrio. Acidità, molto. E invita al riassaggio. Giusto, invita al riassaggio, giusto. Questo è un fatto importante. Vuol dire che un vino in perfetto equilibrio, in base, diciamo così, alla tipologia, all'annata, è veramente un vino eccellente. Josmeyer è veramente una chicca. Il vigneto di mezzo ettaro. Ascolta, ma questo vino qua lo fai assaggiare anche ai corsi che tenete appunto con Ice? Sì, durante le corse, ma soprattutto quando facciamo delle serate particolari. Per esempio questo è un vino che è stato degustato nel corso di una serata dedicata esclusivamente ai vini alsaziani ed è un emblema di un particolare tipo di vitigno e di modo di vinificare, insomma. E allora noi riassaggiamo e noi ci vediamo tra poco.
ed è un gradito ritorno quello del pastificio Avesani nella persona di Alessandro Chiarini, direttore commerciale. Ben arrivato Alessandro. Grazie Cristina, buongiorno a te e buongiorno a tutti. Grazie. E parliamo di questa storia. Noi di Due Chiacchiere in Cucina siamo appassionati di belle storie familiari. Ci vuoi raccontare la storia del pastificio? Ma volentieri, il pastificio Avesani è veramente una bella storia di tradizione, di cultura alimentare, di questa famiglia veronese che nel 1951 ha avviato questa attività, che era il classico laboratorio di pasta fresca in un quartiere in centro a Verona, quindi proprio era veramente come si faceva una volta, insomma, ecco. E poi via via nel corso degli anni ha avuto modo di crescere, di svilupparsi. Oggi è arrivato la terza generazione, c'è uno stabilimento moderno, ma sempre con una grande memoria del passato, della tradizione e dei prodotti. Che è vincente, perché io penso che se non si perde per strada proprio la passione, no, della tradizione, anche se poi industrializzi, mi passi il termine, no, certo. Alessandro, è importante che ci sia anche il cuore, continua a esserci questo. Questo assolutamente, insomma, anche perché la pasta fresca ripiena, i tortellini vivono di qualità quando tu scegli delle materie prime, degli ingredienti di assoluta qualità, e su questo la famiglia Avesani ha costruito la sua storia, e quindi c'è una massima attenzione alla qualità dei prodotti, che vengono poi realizzati con un alto rispetto delle logiche organolettiche e moderne, insomma, ecco, quindi l'azienda è certificata, perché poi tu devi produrre un prodotto che sia buono, ma che sia sano e che deve dare la massima garanzia di salubrità rispetto a, voglio dire, tutte le persone che si avvicinano al nostro prodotto. Quindi tre generazioni sta a significare che il pastificio Avesani comunque è famiglia, una famiglia che pian piano si è ramificata fino ai giorni nostri, no? Certo, l'azienda, come ti dicevo, affonda le sue radici a Verona, oggi è in questo stabilimento a Bussolengo, in provincia di Verona, appena fuori dalla città, però in realtà ha avviato un processo di distribuzione dei suoi prodotti e quindi è presente in tutto il Triveneto, nel nord Italia, e anche con significative presenze nel resto d'Italia, e anche da alcuni anni ha avviato l'esportazione dei suoi prodotti. Ah, quindi parliamo anche di un prodotto nostro che è uscito praticamente da oltre Cortina e ce lo ritroviamo a livello europeo e sui piatti di Certo, anche perché sappiamo che il buon cibo e quindi la buona cultura del prodotto italiano comunque è vincente, e noi non ci rendiamo nemmeno conto dall'Italia di quanto il prodotto italiano è amato e apprezzato. Ecco. Voglio dire, tortellini si possono fare in tutto il mondo, non è un prodotto DOP di per sé. Certo. E quindi, voglio dire, uno si compra delle macchine e se li fa in Germania, ma in realtà quando poi arriviamo noi con il nostro prodotto, la gente se ne accorge, la gente vede la differenza, sente la differenza, e quindi lì c'è la qualità, la storia italiana e di questa azienda in particolare, visto che stiamo parlando di noi, nel saper fare un buon prodotto. C'è stata tutta un'evoluzione comunque, perché noi, insomma, siamo partiti per esempio dai classici Avesani, ecco, per esempio. Qui abbiamo a che fare con il classico tortellino di carne piuttosto che prosciutto, giusto? Esatto, in questa linea abbiamo identificato proprio quei prodotti che appartengono proprio alla storia dei tortellini, quindi tortellini super fini al prosciutto crudo, certo, e alla carne. Poi ci sono i tesori della tradizione. Anche si parlava di tradizione, mi pare giusto, il trasformato in tesoro, perché il prodotto effettivamente che cosa sono? Quali sono? Beh, qua veramente abbiamo preso la tradizione del saper fare e l'abbiamo trasformata proprio nel nostro tesoro, perché in realtà qua ci sono dei prodotti come i tortellini al prosciutto, certo, San Daniele, i ravioli, i ravioloni, Asiago d'erbette, i tortelli alla zucca, che sono fatti proprio con una grande attenzione all'origine delle materie prime. Infatti i tortellini al prosciutto San Daniele sono certificati dal consorzio del prosciutto di San Daniele, certo, così come i tortelloni Asiago e d'erbette sono certificati dal consorzio dell'Asiago. E non è finita qua, naturalmente noi ti ringraziamo tanto Alessandro, in bocca al lupo per la tua attività, noi ritorniamo a cucinare. Grazie Cristina. Alla prossima. È stato un piacere. Allora, visto considerato che noi a Due Chiacchiere in Cucina vogliamo bene a tutti, cioè non facciamo distinzioni, vegani, vegetariani, pesciariani, onnivori, carnivori, eccetera. Polloniani, ecco, abbiamo deciso di offrirvi una seconda ricetta, una seconda proposta nella puntata di oggi che possa accontentare le persone che magari amano il pollame, quindi non carne rossa ma carne bianca. Sì. E la seconda ricetta di Ilenia Bazzacco è quella del pollo alle olive taggiasche. Abbiamo detto che appunto avevamo un leitmotiv ben preciso, che sono le olive taggiasche, di cui ho altre cosine interessanti da raccontarvi, ma intanto vi dico che gli ingredienti per questo pollo alle olive taggiasche sono 600 g di petto di pollo, abbiamo già concordato che
se ne vanno tutti in regia questi 600 grammi di petto di pollo, un vasetto di olive taggiasche denocciolate, 6 cucchiai di capperi, 300 g di passata di pomodoro, prezzemolo fresco, rosmarino fresco, olio extravergine di oliva e sale. Come avete capito, visto che siamo Ilenia e io, ovviamente farò un po' il garçon della cuisine quest'oggi. Della maison. Della maison. Esatto, allora io ho dato queste indicazioni a livello di quantitativi, sì. Che ne so, il vasetto e i cucchiai, certo. Appunto di capri, i 6 sì. Cucchiai di capri. Per okay. Poi, mi raccomando, soprattutto per quanto riguarda questi piatti, andate a gusto proprio, perché se vi piace ottenere un gusto un po' più deciso, grazie al cappero, aggiungetene di più. Certamente. Oppure potete anche ometterli, esatto. Perché sono gusti un po' particolari, esatto. Però diciamo che bene o male insomma è una ricetta in questo caso proporzionata. Esatto, in questo caso sarebbe perfetta perché ogni ingrediente si sposa perfettamente con l'altro. Esattamente. Benissimo. Allora, guarda, sinceramente posso anche non arrangiarmi. Non hai bisogno di me? No. Allora, intanto diciamo che tu stai tagliando a cubetti il petto di pollo. Esattamente, okay. Quindi tagliandolo a cubetti abbiamo la garanzia e sì. La tranquillità di riuscire a cuocerlo bene, perché appunto abbiamo pezzettini piccoli, quindi sarà una cottura non dico violenta, però che ci permette appunto di avere la fiamma un attimino più alta, sì. E di riuscire a mantenerlo bello morbido all'interno, quindi perché sigilliamo, come ci dici sempre, la carne fuori per mantenerla morbida, sì, dentro. Perché il rischio tante volte è quando dici ok, la carne bianca però un po' asciutta, un po' sì. Stopposa, un po' anche come il tacchino, se si utilizza una cottura rispettosa è possono rimanere molto succulenti anche questi tipi di carne. Mi piace questa cosa della cottura rispettosa, però siamo persone educate noi qui a Due Chiacchiere in Cucina, e parlavamo del marchio DOP prima, ti ricordi? Guarda, secondo me è una barzelletta, ma veramente, e però ti garantisco che non lo è, perché purtroppo ogni tanto insomma diciamo il Parlamento Europeo, con gli italiani compresi ovviamente, che vanno a discutere determinate cose, ci danno la possibilità di pensare che si tratti di un divertimento, ma non lo è. E allora il marchio DOP delle olive taggiasche, famoso denominazione di origine protetta, è molto importante per gli ingredienti, per gli alimenti tradizionali che sono legati a origine protetta, a una determinata terra, perché considera l'ambiente geografico sia dal lato territoriale che dal lato culturale, ecco in questo caso il DOP, proteggendo quindi anche le tradizioni agricole, l'artigianalità, la cultura umana del luogo. Abbiamo parlato prima di questa storia meravigliosa di questi frati benedettini, ecco, e per una produzione come quella, scusami, no, infatti ci sto arrivando, abbi pazienza, ci sto arrivando. E, per una produzione come quella dell'oliva taggiasca si tratta di una necessità più che mai viva. Tuttavia, tutta questa bella cosa, diciamo una delle regole dell'Unione Europea perché venga accordato il marchio DOP prevede l'impossibilità di registrare una varietà vegetale e il nome taggiasca è praticamente proprio della cultivar, ok? Allora, la proposta dell'Unione Europea qual era stata? Quella di modificare il nome da oliva taggiasca a giuggiolina. Sembra una cosa, ok? Per non ricevere il marchio DOP, ma dai, come si fa? Ma il cambio del nome chiaramente non piace ai produttori, perché ovviamente questo frutto celeberrimo dell'olivo ligure e dell'olio extravergine derivato sono conosciuti in tutto il mondo con l'olio taggiasca. Che cosa mi vai a tu cambiare le regole? Tu vai a vedere un vasetto con scritto DOP? Giuggiolina DOP ligure? Cioè veramente, non lo so io. Vabbè. Poveri. E quindi niente, no, ma tu pensa a questi poveri frati benedettini che hanno fatto di tutto, addirittura con la loro vita hanno tentato di salvaguardare questo marchio, sì. Sono lì che si rotolano la tomba praticamente. E quindi niente DOP? No, allora adesso non lo so, arriveranno spero a una conclusione, sta di fatto che i produttori non sono assolutamente d'accordo. Non c'è detto il nome Giuggiolina. Ecco, e come fai a cambiare il nome taggiasco, arriva da Taggia e proprio la località, vabbè, insomma, ragazzi, questo ci pareva carino che sapeste anche questa cosa qua. Allora, scusami, sì. Io ho profumato l'olio extravergine d'olivo, sì. Con il rametto di rosmarino. Perfetto. E tu lo senti, okay. Come ha profumato. Messo il sale, ho messo sempre il sale. Perfetto. In cottura, che così appunto io faccio così. Sì, sì, ma va bene, mi piace questa cosa. Vado a regolare cosa. Il fondo. Perché è più facile forse da regolare, perché regoli il fondo. Sì, no, ormai ci ho preso la mano. Per me vederlo già sciolto mi dà l'impressione appunto che non sia non
proprio il rischio di ritrovare, esattamente, okay, di non... Okay. Allora, a questo punto, prima che il mio rosmarino cominci a perdere appunto gli aghetti, perché sì, per disidratazione è certo, naturale... Che a me piacciono. Te lo lascio? No, nel senso, lascio non lo devo mangiare io. Non lo so, regia, volete gli aghetti del rosmarino dentro o togliamo il rametto? Posso... Sì, no? Togliamo i rametti? Gli aghetti? Vedi, no, è allora, buono. Allora ve lo grazie lascio. Andrea, grazie. Allora, lo facciamo rosolare a una fiamma abbastanza alta. Abbastanza alta, tu vedi che comunque ci sono ancora parti rosate. Sì. Però se noi lo muoviamo continuamente con una fiamma, chiamiamola fiamma nel certo, nostro ma in caso, un calore, un calore abbastanza elevato, riesco comunque a mantenerlo bello idratato, e questo è uno dei segreti appunto per riuscire a mangiare un pollo cotto ma morbido. Esattamente. Stessa cosa diventa, per il tacchino. Sì, altrimenti diventa troppo fibroso. Sì, giusto? Il tacchino ancora peggio. Ah sì, hai ragione. Senti, ma è bellina quella cosa, si è formata una specie di cremina, cos'è? Esatto. Il liquido della polpa del pollo? È il pollo che rilascia. Che è mollato, che con l'olio fa questa cosa. Esatto. Interessante, mi piace veramente tanto. Per cui non serve, e tra l'altro c'è solamente olio, non c'è neanche il burro. Ecco. Allora, in base, scusami, sì, alla tranquilla quantità. Io vado ad aggiungere le mie olive taggiasche. Sì, io le butterei tutte. So diciamo che c'è so uno che squilibrio, lo so, però mi piacerebbe. Se fosse per me lo farei. Ah, ecco, lo faresti anche ma tu. Il pollo è un po' meno dei 600 sì, grammi. Sì. E quindi andremo a sentire, ecco, poi regia, solo. Già c'è un imbroglio di fondo perché vi voleva rifilare meno dei 6 etti di pollo. Adesso ho i miei camperi che spremiamo. Esatto. Che naturalmente tu hai ammollato, insomma, perché no, andassero nel sale. No, dissalati. Ok, dissalati, pardon. Perché non sono disidratati, no, non devono, devo semplicemente appunto dissanarli. Ok, allora, li spremi un pochino. Sì, per togliere l'acqua in eccesso, certo, perché altrimenti risultano anacquati. Sì. Quindi e abbiamo messo due secondini, okay, e poi... Puoi saltare un po'? Esatto. Ok. Fatta questa operazione dove io ho sigillato bene il pollo, dove sì, è tutto appunto... Certo. Dove è tutto... sì, abbiamo capito, era il riassunto delle puntate precedenti. Aggiungo la salsa. No, bella la passata di pomodoro. Che io posso anche servirlo semplicemente senza, perché anche senza anche la passata... Anche in bianco sarebbe ottimo, no? Assolutamente sì. Però la ricetta è così. Quindi se volete è così, se no è così lo stesso. E diventa un simil pizzaiola, chiamiamolo, in maniera un po' un pelino... d'estate, sì, possiamo aggiungere, anziché il prezzemolo, possiamo aggiungere per esempio delle foglie di basilico. Buono, magari ecco, ligure, che allora diventa per bravissima, essere... bravissima, per essere assolutamente in tema. In tema. Ok. Possiamo regolare anche di pepe o di peperoncino, tanto da farlo diventare perfetto, un po'. E noi questo piatto, adesso noi lo facciamo cuocere circa 4 ore... che gli abbiamo tutto questo tempo. No, perché deve evaporare, si deve, la salsa deve restringere la salsina. Esattamente, mi certo, raccomando, se avete un coperchio, ecco, che noi non abbiamo. Sì, in che ce momento, l'abbiamo, intanto parlo, io vado, abbiamo in cerca di tutto e non ci sono mai coperchi che girano in cucina. C'è una cosa molto carina invece che vi volevamo raccontare, Ilenia e io, a proposito di come vengono raccolte le olive taggiasche. Una cosa molto divertente che, per la quale dobbiamo ringraziare Katypedia, la nostra, Katypedia, la nostra nuova stagista. Abbiamo ciao abbandonato Katie, esatto. Katypedia. Allora, il metodo tradizionale di raccolta praticato nell'imperiese, insomma la zona dell'imperia, tuttavia prevedeva che le olive cadute prima della bacchiatura venissero raccolte a mano, sì, il battimento, la battitura, lo sbattimento, va bene, venissero raccolte a mano, e che quelle ancora sull'albero venissero invece fatte cadere con le trappe su dei teli e poi raccolte manualmente. A parte che non ho capito perché debbano andare a raccogliere quelle che cascano prima per terra. Non farti domande, facciamo così. E soprattutto non c'è, perché una volta non si buttava via niente. Ah, ecco, forse hai ragione. Il compito della sbattitura, veniva chiamato così, spettava tradizionalmente a chi, secondo voi? Alle donne. Ai maschi, che erano forti, inerboruti, perché dovevano sbattere l'albero, eccetera. Mentre quello della raccolta a terra... Le donne! Capite? Vabbè. Questo metodo è in disuso per le conseguenze a livello organolettico sull'olio che viene ottenuto da olive raccolte con questo metodo, però insomma tradizionalmente veniva fatto in questo modo. E sapete una cosa incredibile? Io non ho mai sentito di un olivo alto così, ma l'albero di olive taggiasche può superare i 10 metri. Quindi se
ti scappa il gatto, ti scappa il gatto e va sopra l'albero di Orietta Giasca e devi chiamare i pompieri perché te lo tiri. Si arrangia e si mangiano le olive, anche loro, anche i gatti. 10 metri, incredibile, vabbè, insomma. E un albero di Orietta Giasca può vivere fino ai 600 anni, che anche qua, insomma. Sarebbe bello vederne, chissà se ce ne sono ancora di esemplari secondo me sì, ma anche gli orti botanici, magari proprio lì nell'Imperiese, avranno sicuramente dei... Tu che sei, Enrico, in questo momento magari hai la possibilità di andare a fare questa ricerca, per cortesia. Prova ad andare a vedere se esistono alberi di Olivetta Giasche che esistono da 600 anni. O perlomeno quanti anni ha il più vecchio? Magari non tanti, forse, non lo so. Si dice olivo o ulivo? Sai che io ho sentito in tutti e due i modi, l'olivo, non lo so. Rametto adesso, di non voglio olivo. Valutare cose. Ramo d'olivo, o non si dice ramo d'olivo, si dice d'olivo, però insomma si dice dovrebbe essere l'ulivo l'albero e l'oliva il frutto. Però ripeto, non metterei la mano sul fuoco. Come quando tu, Anna, che cosa dici? Ti mangi l'arancio. Esatto, ti mangi tutto l'albero. Esatto. Ok, allora abbiamo sminuzzato il nostro prezzemolino. Il nostro prezzemolo che andrà aggiunto comunque alla per fine. Guarnire solo alla fine, perché tu sai benissimo che tutte le erbe aromatiche possano rilasciare in cottura magari una parte amara. Quindi soprattutto per il prezzemolo cerchiamo di aggiungerlo alla fine. Addirittura alcuni dicono che è preferibile che mettiate il prezzemolo a fine cottura perché potrebbe rilasciare una parte tossica, non che faccia male. Però che è la parte amara. Che è quella l'amaro nel cibo è proprio tossico. Per non essere mangiato. Benissimo. Detto questo, dobbiamo andare in pubblicità. Ci sono dei consigli per voi, cari Golden Chef, ma tornate tra poco, Scusate, lo stavo ridendo perché in pausa ho fregato la nostra Ilenia, ho approfittato del fatto che si era distratto un momento per andare a dare una mescolatina, perché sapete, più forte di me non posso. Ma scusa, ormai aveva finito di cuocere. Ma io mi ero accorta, ma sono stata zitta perché cosa vuoi che faccia. Allora, aggiunto il prezzemolo. Dai, prezzemolino messo alla fine, abbiamo fatto restringere la salsina di pomodoro. Ma non troppo, perché secondo me è un bel filone di pane qui. Assolutamente sì, possibilmente magari il scrocchiarello, perché è buono. Guardate questo abbinamento di colori dei piatti Tognana. Vedi che sono belli. Hai fatto veramente una bella scelta. Secondo me abbiamo, cioè, non so, con questi colori oggi abbiamo bisogno di sole, abbiamo bisogno di calore. Sì. Comunque, io ci aggiungerei qui in accompagnamento, volendo, o una polentina morbida, magari da mangiare poi, oppure anche del riso semplice bianco, quindi un riso basmati, con basmati, fantastico. O anche, come si parlava spesso, appunto, un couscous. Perché diventa piatto unico, no? Giusto? Bravissima. Ah sì, mamma, che spettacolo! Sai che questa cosa qua purtroppo se l'è prenotata la regia, per cui... Dov'è la regia? David, questo è quello Andrea. Che vi spetta. No, dai, questo lo mangeremo noi, dai, insomma, faremo le brave. Adesso invece attenzione, perché è l'ora di fare l'abbinamento con un vino che ovviamente sarà azzeccatissimo grazie ai nostri amici di Ice Veneto. Ilenia, eccomi qua. Il rosato. È bello, vero? Rosé, sì. Colore molto accattivante. Sì, piace molto alle signore. Abbiamo un buon gusto. Assolutamente sì. E poi questi profumi tipici di questo Bardolino Chiaretto. L'azienda agricola Cavalchina. Siamo proprio nella zona sud-est del lago di Garda, dove il Bardolino esprime il meglio di sé. Pensa che le uve con cui si fa il Bardolino Chiaretto sono le stesse con cui si fa l'Amarola. Corvina, Rondinella e Molinara. Solo che qui il contatto delle bucce con il mosto è brevissimo, poche ore. Quindi dà proprio solamente l'idea del colore. Sì, questo rosa corallo è bellissimo. Bellissimo. Molto accattivante. Annata 2017, ottima annata. Non viene fatto per salasso, ma ripeto, solo per breve contatto delle bucce con il mosto. Chiaramente i profumi sono tipici, la fragolina di bosco. Prova a metterci il naso, eccola lì che viene fuori. Sì, accattivante molto. E poi questo piatto, questo pollo con le olive taggiasche,
abbisognava di qualcosa che gli desse un po' di verve. Il pomodoro poi, anche inciso? Sì, in genere quando c'è il pomodoro io scelgo sempre un rosato perché si abbina molto molto bene. Ecco, è un connubio che a me piace particolarmente, anche uno spaghetto al pomodoro spiego con un rosato sta sempre bene. Quindi sempre è da avere sempre in casa una bottiglia. Un rosato perché sì. Adesso che andiamo verso la bella stagione. Sì, spaghetto è un passepartout. Appunto. Bene, e questo è uno dei 300 vini che troveremo l'11 di marzo a Fanzolo di Vedalago a Villa Emo alla manifestazione annuale dell'AIS 300%. 300 vini delle 100 migliori cantine del Veneto che si può già acquistare il biglietto online sul nostro sito www.aisveneto.it. Il gobbo funziona sempre comunque perché è una macchinetta, vero? Eh sì, più o meno. Certo. Più o meno. Lo assaggiamo? Assolutamente sì. Piacevolissimo, eh? Un solluchero. Veramente. Insieme ad altri 299 vini lo troverete a Villa Emo. 300% a Villa Emo a Fanzolo di Vedelano. Che è in provincia di Treviso, eh? Ah sì? Eh sì. Vicino a casa mia. Sarei andato verso Rovigo. Cincin, a tra salute. Poco. Salute. Che puntata oggi, guarda, io mi sono troppo divertita, spero anche voi, cari Golden Chef. Speriamo ovviamente. Appunto che i microfoni siano chiusi durante le pubblicità, esatto. Durante no, perché ho dovuto fare veramente di tutto, e in attesa di un piccolo miracolo che magari in testa agli amici del Parlamento Europeo entri un po' di grano salis, perché non si può sentire le giuggioline al posto delle olive taggiasche, abbiate pazienza, per dargli il marchio DOP, ma per cortesia, apriamo le porte alle contraffazioni allora. Non esiste oliva taggiasca perché arriva da Taggia, quello punto. È il marchio DOP che gli allevatori meritano. Oh, va bene così? Mi sono proprio sfogata. No, ma hai ragione, sto cioè meglio, veramente. Insomma, perché ci sono delle cose che veramente sì. Non riusciamo a capire, piuttosto di valorizzare. Sembra che remiamo contro. Ma certo. Allora, voi continuate a decidere che le banane devono essere lunghe, che ne so, 8 centimetri, ma non tocchiamo assolutamente i prodotti di eccellenza. Sapete che Due Chiacchiere in Cucina punta su questo. Un grazie naturalmente a tutti voi per averci seguiti, continuate a farlo, passate parola. Ricordatevi, 7gold.telepadova.tv per andarvi a vedere passo passo gli ingredienti delle ricette, oppure proprio lo svolgimento del piatto di Ilenia sul canale. Tematico aspettiamo YouTube. Le vostre foto, ciao, i vostri esperimenti, sì. le vostre ricette, ciao, diteci che cosa pensate della giuggiolina, ditecelo che cosa pensate, anche no.